Ingoiata completamente. Visto che me lo chiedete spesso, oggi ho deciso di mostrarvi l'attrezzatura che utilizzo nei miei video per catturare appunto i bass. E per questa cattura appunto a rana ho utilizzato una bass para da 3 once con un trecciato di 70 libbre, 4 fili, con questa rana della Molix con gambe che frullano. E non è proprio una canna specifica per la pesca rana, ma ho deciso di utilizzarla perché mi permette di essere molto rigido e inferrata e soprattutto di avere forza per estrarre i pesci dalle cover anche più fitte. Con mulinello SLX di Shimano recupero 8,2 molto veloce per appunto recuperare velocemente il pesce dalla cover. I know, but I can never match your name to face my fault. But when I noticed it was far too late, you left a fingerprint on my soul. Texas rig con un pacca slim, piombo da un quarto. Per questa cattura ho utilizzato la Crossbore di Guncraft, una canna secondo me fantastica per pescare a Texas rig con grammature medio leggere e anche medie. È una canna da 6 piedi 6 che lancia fino a 1,5 piedi, ma secondo me ha un'ottima azione di punta che mi permette di ferrare i pesci anche in condizioni abbastanza sporche e di riuscire ad estrarli fuori lo stesso. È una canna molto sensibile, tutta in carbonio. Gli ho montato uno Zillion 10, quindi con recupero 10 a 1, velocissimo, appunto per permettermi di fare molti lanci a pitching e recuperare velocemente le mie esche, con un piombo da un quarto, stopper e un amo 3-0. Adesso c'è montato lo shed nel pesce che ho preso, appunto ho utilizzato un pacca slim come avete potuto vedere, e filo 16 libbre, sempre il foro carbon, sempre Sunline FC Sniper.
Joy Crawler. Per questa cattura ho utilizzato la Dead Sword di Guncraft Limited Edition. Questa è la Limited Edition, che è una canna da 3 once specifica per la pesca swim bait. E, ho utilizzato un fluorocarbon 16 libbre della Sunline Shooter, questo che potete vedere qui in alto, e una Joycrawler 178 in questa colorazione see-through leggermente viola, con uno Shimano Curado 6.2. Infine ho pescato anche molto con questa Rebellion 6 piedi 6, e con appunto montata questa Ratchet 144 colorazione rosa, settata con 2 piombini sulla pancia per renderla suspending. E ho pescato moltissimo con questa swim, ma purtroppo non ho avuto nessuna interazione da parte di qualche bass. Ho avuto qualche inseguimento, ma senza essere appunto finalizzato una mangiata. E questa è una combo secondo me ottima per l'estate, per appunto pescare vicino ad erbai o comunque piccole zone d'ombra, perché mi permette di pescare comunque swim bait con un approccio un po' più leggero, quindi con pesci magari non esageratamente grossi, quindi pesci da 4-5 etti mi riescono a mangiare comunque su una swim bait di questo tipo, e mi permette di pescare molto di più. Monto un 14 libbre fluorocarbon, sempre FC Sniper, e con un piccolo snap. Questa secondo me è lanciata vicino agli erbai o piccole zone d'ombra, recuperata molto velocemente, è la chiave appunto per prendere qualche pesce in estate e presentargli qualcosa di diverso. Se siete arrivati fino a questo punto del video, io vi ringrazio. Da questi bass dei laghi di Cavallara era tutto, spero che il video vi sia piaciuto. Se fosse così, ragazzi, importantissimo, lasciate un like, iscrivetevi qua sotto al canale, e noi ci rivediamo in un prossimo video. E da queste swim era tutto, alla prossima. Pollo fish.